Ciao a tutti, sono Matteo, bentornati nel mio studio. Spero che il video precedente sulle drum sia stato utile per capire un attimino quali sono gli schemi base, i pattern che si possono costruire e i suoni che accompagnano le produzioni dal punto di vista proprio di ritmica. Oggi, come vi dicevo, come anticipato, volevo parlare un attimino di questa macchina, Electron Analog Rhythm, una macchina prodotta appunto dalla ditta Electron, che sono una ditta svedese, pubblicata nel 2014. E che a differenza appunto della 909 o della TR09, la versione digitale moderna, è una macchina che permette moltissime funzioni in più, proprio perché è una macchina molto più moderna, quindi nello spazio piccolo hanno integrato tante funzioni, e sebbene abbiano comunque un approccio alla programmazione molto simile, quello che poi è il risultato può variare molto perché questa macchina ha delle variabili inseribili molto più ampie rispetto invece a qualcosa di standardizzato come la TR09. Come vi dicevo, molte macchine hanno più o meno lo stesso tipo di approccio, quindi c'è un sequencer, ok? Il quale sequencer serve per inserire quelli che sono gli step che la nostra macchina deve eseguire rimanendo a tempo. In particolare, il sequencer si attiva con un tasto che è questo, infatti vedete comparire le lucine rosse. Se il tasto non è attivato, la macchina suona premendo questi tasti in modalità one shot, quindi quelli che sono quello che è il kit che compone la batteria, suonerà in modalità appunto one shot, mentre premendo questo tasto si entra nella modalità sequencer e quindi poi lui comincia a ciclare quello che noi scriviamo sotto. Questa macchina ha 12 suoni che sono rappresentati da questi pad e potenzialmente permette di far uscire anche separatamente questi suoni dalle uscite qua dietro. Al momento noi stiamo utilizzando le uscite main LR, quindi tutto è sommato in solamente due canali LR, ma potenzialmente si possono utilizzare le uscite separate. Sono 12 suoni ma 8 uscite, perché alcuni suoni sono accorpati tra loro, vanno diciamo così in sidechain, quindi quando suona uno si silenzia l'altro. In particolare quelli che hanno questo puntino bianco tra i due pad, vedete che qua non c'è, qui neanche. Questi due sono in sidechain tra loro, questi due anche, questi e questi. Quindi hanno raggruppato queste 12 voci in 8 canali. Anche in una maniera relativamente logica, perché closed open hat, se il piatto è aperto non può essere chiuso, nella maniera proprio di poterlo trasporre poi su una batteria reale, i due cymbal, i tom e il rimshot con il clap. La particolarità di questa macchina è che oltre ad essere un sintetizzatore, quindi all'interno ha degli oscillatori che sono dedicati poi per la generazione sonora, e in particolare si richiamano e si rifanno poi a quello che c'è scritto qui sotto, quindi bass drum, la cassa, snare drum, lo snare, rimshot clap, low tom, mid tom, high tom, aggiungono un bass tom che serve per dare un po' questo approccio di basso, ok? Quindi come se fosse un basso. Closed open hat, i due cymbal, i nomi più o meno sono gli stessi che si ritrovano anche di là. La particolarità è che oltre ad avere appunto degli oscillatori dedicati, e quindi per bass drum c'è un oscillatore che permette di generare e sintetizzare, quindi da zero, un suono di cassa, ha la possibilità di inserire poi all'interno delle sue memorie, delle sue banche di memoria, dei sample, quindi dei suoni che vengono registrati fuori dalla macchina, che poi noi potenzialmente portiamo qui dentro per poter utilizzare, lavorare e processare per avere insomma più variabili. Quindi la cosa molto interessante di questa macchina è che ci permette di portare all'interno anche dei suoni che noi registriamo dall'esterno, cosa che invece non ci permetteva di fare la TR09. Quelli sono i suoni, quelli sono più o meno le modulazioni che puoi fare, ma non ti allontani molto da questo. Questa è una macchina che invece ci permette di andare anche a utilizzare dei suoni che potenzialmente non c'entrano niente con dei suoni percussivi, ma anche possano essere i campionamenti di pad o robe di questo tipo. Quindi è un vero e proprio computer, è una macchina molto molto versatile, pensata per fare le ritmiche, ma che può poi estendersi ad avere tantissimi modi diversi di essere utilizzata, ecco. Quindi, come vi dicevo, tastino rosso si attiva il sequencer, dopodiché con il tasto play lo si fa partire e lui comincia a scorrere, come vedete. In particolare siamo in una modalità per cui i tastini, quelli che vedete qui, sono spenti, ma a differenza dell'altra macchina dove avevo un potenziometro sono le cose che girano, ok? Le levette quelle che girano, che mi permetteva di alzare e abbassare il volume, questo lo posso fare direttamente semplicemente cliccandoci sopra. Quindi, come avete sentito, la cassa, ok? Eccola qua.
Solo cliccando sopra posso mettere in solo, scusate, in mute un determinato strumento. Quindi invece di avere la necessità di girare il potenziometro e magari non riuscire ad arrivare esattamente dove ero prima, con questa macchina è tutto facilitato perché on, off, molto semplice. E questo vale per tutti. Quindi iniziamo a sentire qualcosa, abbiamo la cassa, con il tastino track, questo, vado a scegliere lo strumento che io voglio sentire, ok? In particolare vado sulla cassa, quando lo strumento è in muto lo vedo in colore arancione, quando lo strumento è in play lo vedo in colore giallo, e poi con questa linea qua laterale posso decidere come modificare quel suono. In particolare possiamo scegliere, vedete c'è scritto, magari non lo vedete, però c'è scritto synth, sample, filter, amp, LFO. Synth e sample sono la parte che ci serve per il sound design, ok? Quindi quello che è proprio il tipo di modulazione che vogliamo fare sul suono. Synth è quello che è, poi viene scritto tutto all'interno di questo LCD che va in controluce qui, quindi non si vede cosa c'è scritto sopra, ma qua ci sono dei parametri che poi si ricontrollano con queste levette qua, queste 8 levette. Synth mi permette di modificare i parametri di sintesi, quindi stiamo utilizzando quello che è il sintetizzatore di questa macchina, ok? Il suono è generato dalla macchina. Lo ascoltiamo e abbiamo dei parametri che possiamo modificare, che più o meno sono quelli che avevamo di là, con un po' più di variabili. Quindi il pitch. Sentite anche solo l'escursione che fa, è molto più ampia rispetto a quello che faceva. Ok? Poi sweep time. Snap amount, che è un po' diciamo così la parte del cartone. Decay, qui si sente tantissimo quando lo apri perché diventa un suono molto lungo. Wave, con tre tipi di modalità. Hold, che aiuta un po' ad avere questa sorta di decay ma non così accentuato. Tick, che è la punta. E poi l'ultimo che è il livello, quindi posso scegliere se alzare o abbassare il livello della cassa. Andiamo a sentire anche l'hi-hat. Ok, sempre su synth possiamo scegliere il decay, quindi quanto è stoppato. Ok, la cosa molto particolare che vi dicevo di questa macchina è che abbiamo a disposizione anche degli effetti già integrati qui, quindi non dobbiamo aggiungerli successivamente in catena, ma possiamo già lavorare internamente con degli effetti che lui ha integrati. Quali? Un filtro, ok, che è in serie. Ognuno di questi strumenti ha poi questa catena di modulazione relativa a quello strumento lì, quindi quelle modifiche che io faccio su questi parametri per la cassa poi non rimangono uguali per gli altri strumenti, ma ogni strumento avrà la sua matrice di modulazione che poi si salva, quindi è proprio la forza di questa macchina che ha delle grosse memorie dentro, quindi si ricorda un sacco di cose, che tu puoi programmarla, no? Quindi lei si ricorda quello che tu scrivi e poi inserire questi tipi di modifiche all'interno proprio di ogni strumento e far sì che le modifiche che fai su uno strumento non vengano un po' influenzate da quelle che fai sugli altri e così via. Ogni strumento è indipendente e ha la sua catena di synth, sample. E poi appunto filtro, ok? Quindi si può inserire un filtro in catena, in particolare questo è un passo a basso. Sentirete che pian pianino, girando questa manopola, io sto chiudendo la frequenza di taglio, ok? Quindi sentite che le alte frequenze vanno a sparire. Posso anche utilizzare una risonanza, ok? Sulla frequenza di taglio. Che manda poi anche se sentite perché va in autooscillazione il filtro, quindi ok, questo è un filtro messo in serie sulla cassa, così tolto. Ma la cosa molto particolare, oltre al fatto che il filtro poi ha tutto un inviluppo che viene controllato da questa parte qui, che è il movimento che poi fa il filtro nel tempo, è la sezione di amplificazione, perché nella sezione di amplificazione abbiamo gli effetti integrati, che sono distorsione. Che sentite che anche a livello proprio percettivo di livello tende a sa farlo salire parecchio, ma soprattutto delay e riverbero, che sono due effetti basati sul tempo e che sono, diciamo così, quello che ci aiuta a creare la spazialità delle cose. Quindi, nello specifico, abbiamo riverbero, che può essere relativamente tradotto come la stanza, ok?
e il delay, cioè le ripetizioni con un po' di distorsione, un suono molto complesso con solamente tre parametri, cosa che per riuscire ad ottenere con la TR-09 cominciava a essere qualcosa di più, insomma, più complesso, no? Bisognava inserire tutti questi effetti successivamente, non erano già all'interno della macchina, mentre questo ha questi effetti per ogni singolo strumento che noi suoniamo. Quindi se faccio sentire qualcosina, cioè appunto riapriamo distorsione, riverbero, delay, piatti, che anche loro hanno il loro delay, riverbero, distorsione, e ogni strumento così posso aggiungere un clap, a cui mettere anche qui riverbero, distorsione, fermando comunque rimangono i decay di questi effetti, quindi se io stoppo poi l'effetto comunque continua a sentirsi finché in maniera naturale si spegne, quindi spegnendo il suono non si ferma di colpo anche l'effetto, perché sarebbe un comportamento un po' innaturale a livello anche percettivo di orecchio che tutto si ferma così, ma anzi mantiene comunque un approccio molto naturale al fatto di inserire un effetto. Quello che volevo farvi sentire, una cosa molto veloce, adesso reimposto un attimino i parametri giusto per avere suoni un po' meno confusi, diciamo così, un po' meno distorti, un po' meno delirio, sono i tempi dispari. Fino adesso noi abbiamo tendenzialmente lavorato, comunque ci siamo approcciati con dei pattern che contano in 4, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tempi pari, ok? Molto semplici anche a livello uditivo da ricostruire. Però è interessante secondo me sentire un attimino come lavorano le macchine con dei tempi dispari. In particolare io uso spesso i tempi in 3, i tempi in 5, i tempi in 7, che mi piacciono molto perché aiutano a dare movimento a questo, al groove. Come vedete io adesso sono entrato in una pagina per cui gli dico, posso dirgli quanto lungo lo step, vedete che si allungano il numero di puntini. In particolare noi eravamo a 16, quindi 1, 2, 3, 4 diviso in sedicesimi, quindi 4, 8, 12, 16 step. In questo modo io lo sto portando a 12 step, ciò significa che lui conterà fino a 12 e a 12 ricomincia da 1, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e ricomincia. E in particolare l'effetto che si sentirà è 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, che è un pochino diverso invece da 1, 2, 3, 4, tende a... solo lo sentiamo un attimino meglio anche proprio a livello uditivo. Quindi il sequencer lavorerà in 3 e non più in 4. Sulla cassa non si sente tantissimo se noi mettiamo il pattern solo sul battere, perché che siano 3 o che siano 4 sempre pum pum pum. Ma se io comincio a inserire un altro suono, sentite? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comincia a cambiare, comincia a dare un approccio diverso. Poi magari si inserisce qualcosa come uno snare, comincia a avere qua, poi c'è anche il panning volendo, quindi si possono pannare gli strumenti tra destra e sinistra. Sentite che proprio l'accezione che dà è molto diversa, quindi si può utilizzare anche dei tempi non pari
e per aiutare ad avere un po' di groove per quello che riguarda appunto il movimento. Quindi, se onestamente, questa è una cosa proprio personale, a me dopo un po' il 4 quarti mi sembra molto prevedibile, no? Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, è sempre così ed è facile riuscire ad anticipare quello che succederà. Quando si usano dei tempi dispari inizia ad essere tutto quanto un po' meno prevedibile. Adesso magari sentiamo qualcosina in più, andiamo invece che 12, andiamo su un tempo in 5, quindi aggiungiamo fino a qua. Qui ci sono le pagine, ok? Pagina 1, arrivo a 16 e quindi sono 4, no? Perché diviso 16 bisogna, siccome sono sedicesimi, va diviso per 4 per capire quante battute sono. In questo caso sono 4 battute, io però di battute ne voglio 5, quindi vado nella seconda pagina e nella seconda pagina inserisco una battuta in più. Dopodiché chiudo quello che è il sequencer e lui lavorerà contando fino a 5, quindi arriva fino qua in fondo, vedete? Si può vedere una pagina alla volta, quindi a un certo punto la lucina rossa non la vedete più perché sta contando nell'altra pagina. Ok? In questo modo vado a vederla, questa è l'altra pagina. E infatti è quello in più, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5. E lui conterà in 5. Senti che si allunga. Se io modifico le cose qua. Facendo vedere le due pagine per vedere tutto il pattern scorre, no? Quindi questa è la pagina 1, questa è la 2, quando finisce ricomincia dall'inizio. Infatti qua, se io sto fermo, non la vedete quando conta dall'altra parte. Se vado sulla pagina 2 non vedete quando lui conta nella pagina 1, ma solo quando arriva nella pagina 2. Questo perché a 16 step su ogni pagina, se ne avesse 32 li si potrebbe vedere tutti quanti, ma di base i sequencer sono pensati per lavorare con 16 step tendenzialmente visibili e poi pian pianino questo fino a 4 pagine, quindi vuol dire che posso mettere 16 step per 4 volte e andare avanti ad aggiungere pagine nel momento in cui voglio un qualche cosa di molto più variabile. Quindi considerate anche la possibilità di non lavorare con dei pattern con numeri pari, ma anche con numeri dispari se nel caso voleste diciamo così, creare delle variazioni. Allora, non è semplicissimo perché comunque diciamo l'ascolto è favorito nel momento in cui utilizziamo delle metriche che sono facilmente comprensibili, soprattutto perché l'orecchio, la maggior parte magari delle persone non sono, passatemi il termine, educate ad ascoltare cose dispari, quindi molte volte risulta in un ascolto faticoso, difficoltoso, non si riesce a ricostruire, no? Anche in maniera molto naturale quello che è il pattern che stiamo ascoltando, quindi suona strano sentire questi tempi così. Però se pian pianino ci fate l'orecchio, riuscirete primis a riconoscerli quando li sentite. E secondo, a creare tutti dei movimenti ritmici molto variabili, molto vari, che poi nel momento in cui entrano in produzione vi fanno creare movimento, ok? Perché dopo un po', almeno questo è quello che succede perlomeno a me, dopo un po' che ascolto la stessa cosa che si ripete nello stesso modo, mi stufo. E quindi invece creare dei pattern dispari mi aiuta a cercare sempre di rinnovare l'ascolto, di rinfrescare quello che è l'ascolto, soprattutto se poi dei pattern dispari vengono associati a dei pattern pari, magari con un'altra drum machine. E quindi, per esempio, se io uso un pattern in 4 sulla TR-09 e un pattern in 5 qui, se moltiplico i due numeri, al ventesimo si trovano, ok? Quindi ogni tanto andranno insieme, ma per tutto il resto del tempo saranno leggermente sfasati, leggermente sfalsati tra loro, e questo crea un sacco di movimento che personalmente apprezzo molto in alcune circostanze. Insomma, mi piace lavorare con pattern di questo tipo perché continuano a rinfrescare l'ascolto, perché i due pattern, essendo lavorando con due metriche differenti, continuano a incastrarsi in modo diverso e quindi sembra che continua a cambiare. In realtà è solo
come tra di loro stanno interagendo senza che tu debba anche neanche toccare nulla. E questo mi aiuta molto a dare del movimento, del groove ulteriore. Però sono comunque tutto un approccio che va un attimino ascoltato e va un attimino compreso prima di metterci le mani, diciamo così, per riuscire a essere consapevole di quello che si sta facendo. Di questo tipo, non c'entra molto col genere musicale, ma a me piace molto ascoltare musica, per esempio, dei Tool. Adesso faccio un po' di pubblicità, tra virgolette, come sempre che ne avessero mai bisogno, perché sono dei geni, vabbè. Loro nelle loro canzoni usano tantissimo queste metriche e diciamo così sono una grande fonte di ispirazione per ascoltare proprio il modo in cui interagiscono con tra di loro, appunto, queste metriche dispari. Vi suggerisco quindi di andare a cercarvi qualcosina, di ascoltare qualcosina con delle metriche dispari per capire un po' meglio quello che è questo discorso. Comunque, di base, questo tendenzialmente sono le possibilità che una macchina complessa come questa, che ha oltre che dei suoni, quindi la possibilità di generare internamente dei suoni, la possibilità di caricare dei suoni dall'esterno dentro, ok? E poi utilizzare degli effetti integrati come filtri, amplificatore e anche quello che è un LFO, che sta per Low Frequency Oscillator, però questo magari lo vediamo con calma in un altro momento perché è un concetto un po' complesso. Quindi comunque la possibilità di avere già delle modulazioni molto ampie all'interno senza dover inserire poi degli effetti successivamente, cosa che inevitabilmente con la TR-09 bisogna fare, perché all'interno queste cose non sono comprese. Poi nel momento in cui qua sotto magari non si vede benissimo, in grigio c'è scritto delay, riverbero, distorsione, compressore LFO, con una combinazione di tasti si riesce ad entrare, che in particolare schiacciando questo tasto qua, c'è scritto FX, si entra nella modulazione di quegli effetti. Quindi se voglio modificare i parametri del delay, i parametri del riverbero, i parametri di distorsione e anche di compressione, perché è anche un compressore integrato, lo posso fare. Quindi, però vedete, il discorso qual è? Che di base le drum machine hanno le cose analogiche, hanno tutto a pannello, quindi vuol dire che quello che vedi quello può fare. Se non c'è un tastino che fa quella cosa lì, vuol dire che non lo può fare. Queste macchine, che invece sono molto, cioè sono digitali, sono degli strumenti digitali, hanno tantissime funzioni nascoste, quindi combinazioni di tasti che sbloccano determinate funzioni. Quindi non è detto che tutto quello che può fare la macchina lo vedi. Al contrario, va scavata fortissimo una macchina di questo tipo, perché inevitabilmente ci sono delle funzioni nascoste dentro che il costruttore ha messo, ma che per semplicità sono state compattate con delle combinazioni di tasti. Quindi bisogna un attimino voler andare oltre e scavare tutte le possibilità che ti offre, perché se ha quattro tasti non significa che quei quattro tasti fanno solo quella cosa lì, possono fare tante cose. Quindi questo è un po' anche la sfida nell'utilizzare macchine complesse, che non tutto quello che possono fare lo vedi. Per poterlo sapere devi prendere il manuale, metterti lì e passarci le ore e cercare di tirare fuori, insomma, quello che è il risultato che cerchi. Però diciamo, questo è un po' la sfida, no? Quindi macchine analogiche semplici che fanno quelle quattro cose, tutto quello che possono fare te lo mettono su pannello davanti, e macchine complesse che invece nascondono le funzioni all'interno, proprio perché sono macchine programmate, sono computer, c'è una CPU qua dentro, cioè insomma ci sono, è a tutti gli effetti un computer, e quindi devi anche andare a cercare dentro di lei che cosa può fare, insomma. Quindi questo è, vi consiglio, se vi interessano queste macchine di Electron, di andare su internet e cercare dei tutorial dove magari spiegano proprio nel dettaglio tutte quante le funzioni. Sono tutorial anche abbastanza lunghi, vedete, in particolare questo è stato il video più lungo che ho fatto fino adesso, proprio perché e sono riuscito a dire proprio quattro cose di quello che è il funzionamento di questa macchina, proprio perché sono davvero molto complesse e di conseguenza diventa anche un pochino difficile riuscire a riassumere tutto. Anzi, è un continuo scavare, un continuo cercare. Quindi se vi interessano comunque le macchine Electron, trovate questa in particolare, adesso si è abbassata un pochino sul mercato perché è uscita la versione MK2, Mark II, e quindi la trovate a un prezzo un po' più accettabile di quello che era prima, però comunque sono macchine che hanno un loro costo, vista la mole di lavoro che fanno. Quindi spero che vi sia piaciuto, ci rivedremo comunque con un altro video di un'altra macchina Electron, che però non terrò io, che farà probabilmente una persona a me molto cara, però non anticipo altro, non so neanche bene quando, quindi lo sapete, ma vedremo. E ci vediamo nel prossimo appuntamento, dove magari insomma parleremo di questo, di altro, e insomma vedrò che cosa fare. Quindi a presto, buona produzione, e se avete voglia guardatevi un attimino
queste macchine, tutte le funzioni che hanno, perché sono molto ampie, quindi sono macchine che nel momento in cui decidete di acquistarle, sappiate quello che state facendo, nel senso sono complesse, ok? Quindi guardatevele molto bene prima di prenderle per evitare di trovarvi con qualche cosa che poi inevitabilmente rischia di essere a volte, per certi versi, un po' incomprensibile. A presto!